Il ringraziamento agli organizzatori non è anzitutto formale, ma è davvero sentito, perché tornare in quella che considero la mia terra, la terra dove mi sono formato, è sempre un'emozione profonda. Ed è la terra dove quel poco che ho imparato mi è stato insegnato grazie a tanti maestri. E non è casuale che tra questi il primo che ho avuto l'onore di conoscere e che mi ha seguito, ripeto, insieme ad altri, Enrico Dalfino, ci fece leggere uno scritto di un giurista eterodosso che era Federico Spantigati, che avemmo anche il piacere di conoscere di persona, il quale, in un celebre libro sul diritto urbanistico, diceva che le questioni dogmatiche sono delle questioni un po' vigliacche, perché non si fanno mai vedere, sono sempre dietro l'angolo. Però poi, e sembra che siano irrilevanti, però poi quando si tratta di affrontare alcuni nodi, improvvisamente ti balzano davanti e sei chiamato a delle scelte. Questo è quello che è successo in questo splendido convegno, splendido. Perché soprattutto in questa sessione, l'avete visto, si è parlato apparentemente di questioni di alta corte, ma sono tornate le solite questioni dogmatiche, sono tornate le questioni sulla posizione della giurisdizione amministrativa. E a questo proposito mi viene sempre in mente un libro, credo che il professor Merusi sia andato via, uno scritto di Merusi, dove lui parlava di una cosa molto bella, di un osservatore strano, lui lo chiama il Buchtrinker, il bevitore di libri. Il professor Caputi, se in aula, apprezzerà la mia pronuncia tedesca, che è la prova dell'esistenza di una plurimillenaria dorsale intellettuale indo-germanico-salentina. E il Buchtrinker in questo caso si meravigliava del fatto che lo stesso articolo 41 della Costituzione, senza che fosse stato minimamente mutato, fosse stato preso a campione e a parametro sia della grande stagione dirigista, interventista dell'economia, sia della visione esattamente opposta, ma la norma era sempre quella, non era mai cambiata. Ecco perché io ho una profonda diffidenza in coloro che giurano sulla Costituzione, giurano su se stessi, evidentemente, perché giurare sulla Costituzione significa giurare sulla totalità delle interpretazioni possibili. Così come ho qualche diffidenza, e vengo in media stress, nei confronti di coloro che prendono un testo di notevole complessità, il presidente Caringella ricordava il più che minuscolo ruolo che chi vi parla ha avuto nel dare un insignificante contributo nella sua redazione, il codice del processo amministrativo, e dicono in maniera tranquilla, serena, ricevuta, pacificata: beh, è evidente che nel codice del processo amministrativo si ha finalmente la svolta nel senso di una lezione di giurisdizione soggettiva. Ma dove sta? Ma dove sta questa lezione di diritto soggettivo, di giurisdizione soggettiva che promanerebbe dal codice del processo amministrativo? Io non la vedo. Semmai vedo, e vengo al problema che ci ha impegnato in queste giornate, qualcosa di molto più moderato, mi sono permesso anni fa di chiamarlo una giurisdizione ben temperata, una giurisdizione cioè che sa modulare di volta in volta a seconda delle emergenze, il riferimento a Bach non è casuale, che sa modulare di volta in volta le esigenze di una macchina, qual è il processo, qualunque processo, ivi incluso il processo amministrativo, in riferimento alle esigenze di spazio e di tempo di un ordinamento. Quindi usare il cielo dei concetti, cosa che, mi permetto di dirlo molto sommessamente, in queste giornate ho ascoltato un po' troppo, e non credo che sia particolarmente pagante e appagante. E noi dobbiamo chiederci di cosa abbiamo bisogno oggi, di quale modello di giurisdizione abbiamo oggi e di conseguenza qual è il sistema disciplinare di cui abbiamo bisogno. Non dovremmo fare l'errore di partire da posizioni a prioristiche e poi arrivare a delle conclusioni sganciate dalle esigenze, cioè dagli interessi. Caputi Iambrenghi ci ricordava che interesse significa stare in mezzo tra la nascita di una esigenza e la sua soddisfazione, che non è ancora avvenuta, il suo soddisfacimento. Bene, quali sono gli interessi della società italiana del 2016? Quindi quale modello di giurisdizione noi dobbiamo
immaginare, soprattutto di giurisdizione amministrativa e di dialogo fra le due giurisdizioni, e poi quindi quale disciplinare deve essere probabilmente ritenuto preferibile. La mia opinione, la dico subito, sono nettamente contrario all'alta corte, che considero qualcosa di completamente avulso dalla realtà. Parto dai fatti. Devo ringraziare la Presidente Adamo, la quale mi faceva notare che il giudizio disciplinare davanti al Consiglio di Presidenza, ma diciamo il giudizio disciplinare, l'esercizio del potere disciplinare nella giurisdizione amministrativa, è numericamente poca cosa. È qualcosa che forse non supera le dita di una mano per anno. Mi domando subito quindi se abbia senso già su questo versante quantitativo, non mi fermerò a questo naturalmente, la previsione di un'alta corte che grazie a Dio mette da parte i profili del disciplinare degli avvocati, che non hanno veramente nulla a che fare e che comporterebbero una sorta di meteorite sull'alta corte per ragioni di quantità. Questo è proprio impensabile. Ma anche dal punto di vista interno alle giurisdizioni, alle tre giurisdizioni contabile, amministrativa e ordinaria, mi domando quale sia il senso, posso dirlo senza che ciò assuma nessun significato offensivo, me ne guarderei bene, sono sincerissimo, di una sorta di Anschluss della giurisdizione amministrativa nei confronti di un'alta corte che, per ragioni che non duro fatica a immaginarlo, sarebbe, per quanto possa essere a composizione rigidamente paritaria, prima o poi, diciamo, ce l'ho egemonizzata. Quindi penso che una orgogliosa rivendicazione d'essere distinti e distanti nei confronti della giurisdizione ordinaria debba essere assolutamente rivendicata, senza che venga meno, qui riprendo uno scritto molto lucido come sempre del Presidente Paino, il reticolo tra le giurisdizioni. Questa è una cosa importantissima. E il formante giurisprudenziale che è stato ricordato prima, quello che ci ha portato alla traslatio iudici, quello che cioè finalmente ha rotto il diaframma, deve essere considerato come qualcosa di acquisito, quello sì, che vi sia cioè un reticolo. Non comprendo però questa corsa verso l'unificazione. Mi ricorda un pochettino quello che diceva il maestro indiretto di tanti di noi, cioè Giannini, quando diceva: certe volte i giuristi fanno come gli austromarxisti, segano i rami sui quali sono seduti. Non si riesce a capire. Noi abbiamo questa ansia, per cui mi permetto di dire che io rivendico con orgoglio l'adesione, ma profondo, a quello che diceva stamattina il presidente Maruotti. Ma è vero, è innegabile, non è una provocazione, anzi è un senso di riconoscimento di assoluta pari dignità. È vero che talvolta dobbiamo impedire ciò che non deve accadere, la degradazione dell'interesse legittimo a mero diritto soggettivo, è evidente, ma perché forse non abbiamo visto, ce lo ricordava il presidente Foglieri ieri, la caduta di tutela che c'è stata davanti al giudice ordinario nella giurisdizione sul lavoro? Qui non c'è una ragione di orgoglio di una giurisdizione o di difesa di un'altra, c'è semplicemente la necessità che degli ingegneri, dei giuristi dell'ingegneria della giurisdizione prendano atto di una realtà che potrà avere, ce lo diceva Foglieri ieri, radici di formazione culturale. Il giudice ordinario non è il giudice del potere, ha categorie logico-giuridiche diverse, non è nemmeno bravo né più bravo, è semplicemente diverso, ha altri strumenti di lavoro, fa un altro mestiere. E lo dico senza soddisfazione, intendiamoci, ma con la logica di chi prende atto di una realtà che peraltro era prevedibile. Il giudice ordinario, quando vi fu il cambio di giurisdizione, ha fatto come Perseo in Medusa, si è lasciato incantare dallo sguardo ammaliante del potere, non ha cambiato le proprie coordinate di giudizio, è rimasto su quelle categorie, su quelle rationes decidendi che hanno portato a una caduta di tutela. Con ciò, lungi da me l'idea di rivendicare primazie, assolutamente, sono campi e sono realtà che hanno
parametri di giudizio diversi, perché si sono forgiate storicamente su modelli e su ambienti giuridici diversi. Noi italiani siamo un po' strani, facciamo delle cose bellissime e poi le buttiamo via, o le esportiamo salvo poi reimportarcele. È come quando nelle grandi società un manager mio amico diceva: scusa, io devo andare, ho un controllo di audit. Ho chiesto: controllo di audit, mai sentito nominare. E lui mi disse: si scrive audit. Ho capito, ma tu che macchina hai? Una Audi? No, Audi, perché la parola è esattamente la stessa. Noi con l'interesse legittimo abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo inventato una figura straordinariamente penetrante, l'unica che ci ha consentito di sindacare il potere. Farò tra un attimo una piccola digressione al di là delle scogliere di Dover e poi la stiamo lentamente reimportando dopo che è stata comunitarizzata. La sentenza puligenica che abbiamo letto giorni fa e da me, mi pare anche dal presidente Marotti, se non ho compreso male, condivisa pienamente, è una sentenza che ci ha ricordato una cosa molto semplice: i vincitori dopati non ci piacciono, qualunque esso sia. Quindi non dobbiamo far alzare, dicevo tempo fa, a Roma una coppa da parte di un soggetto, tra l'altro coppa pagata con i nostri soldi, il considerando 122 di cui parlava Foglieri ieri, i contribuenti, coppa che abbiamo pure pagato noi, come tutto il torneo, e dobbiamo farla alzare a un concorrente dopato. Questa cosa io francamente non riesco a comprenderla. Quindi non è vero che i due nella sentenza poligenica i due concorrenti sono diseguali. Non è vero, sono dopati entrambi, si rifaccia il torneo. Stiamo cioè avendo dalla Comunità Europea una lezione di oggettività, di guardiania dell'interesse pubblico. L'espressione watchdog non è casuale, è nata lì, ma è quella dell'interesse pubblico, dell'anima pubblicistica dell'interesse legittimo. Stiamo ricevendo via via una lezione di oggettività della quale forse dovremo far tesoro. Ed è questo probabilmente il senso, e vengo alla questione di cui stiamo parlando questo pomeriggio, del potere disciplinare. Le criticità ci sono, è evidente che il problema dello scorporo deve assolutamente essere risolto, la domesticità della giurisdizione è un problema che deve essere superato, anche se io non mi strapperei le vesti perché, per esempio, la sentenza 55-75 dell'anno scorso del Consiglio di Stato ha saputo, dopo una, a mio giudizio, sommesso pregevole argomentazione, annullare un provvedimento disciplinare del Consiglio di Presidenza e ha perfettamente ricostruito i rapporti che vi sono fra giudizio penale e giudizio disciplinare. In realtà, quindi, dopo aver emendato il sistema dei vizi che sicuramente esistono e che devono essere superati, il sistema può rimanere felicemente distante all'interno, dicevo, di quel reticolo che garantisce l'osmosi. Quanto all'osmosi, il presidente Rovelli, col suo garbo proverbiale, ha fatto, come si dice, in cauda venenum. Solo alla fine ci ha detto: sì, ma il problema è che, ce lo disse a Lecce, il problema è che mentre voi, riferito ai giudici amministrativi, rimanete in qualche modo nella plenitudo potestatis, noi invece veniamo sollevati. Questo è un problema che va risolto. Ma attenzione, non riesco a comprendere perché queste criticità, che possono essere superate con un lavoro di bisturi, un lavoro di bulino, devono invece portare a un ripensamento dell'architrave del sistema, i cui approdi francamente mi intimoriscono non poco. Il vero problema di fondo probabilmente è che noi dovremmo dichiarare, o forse saremo addirittura costretti a dichiarare, sospinti dal diritto europeo, ce lo ricordava Giancarlo Montedoro questa mattina, dovremmo superare una sorta di moda. Una moda che io ho visto, per esempio, negli anni di formazione, negli anni 80, la moda del filoprivatismo. La moda che, per una strana situazione, fu introdotta in Italia, per esempio, proprio da Massimo Severo Giannini. Ricorderemo la chiusa distruttiva
della prefazione al diritto amministrativo inglese di Wade, quando Giannini diceva, come sapete, Lisei ritiene che il diritto amministrativo in Inghilterra non esiste e noi non ne vogliamo sapere nulla. E chiudeva Giannini, che sia venuto anche il momento in Italia di distruggere il diritto amministrativo. Questo ha portato a una sorta di grande equivoco dal quale fatichiamo ancora oggi a venire fuori, mentre invece il dibattito sull'interesse legittimo in realtà è un dibattito su un principio di disciplina, non su una situazione soggettiva. Se si vuole costruire un rapporto in termini informati per esempio al principio di decadenza e a tante caratteristiche tipiche del dialogo fra un soggetto privato e un potere, avremo un principio di disciplina e un suo giudice, diversamente entreremo nel rapporto privatistico. Quindi non mi affannerei molto sui contenuti metafisici e mistici dell'interesse legittimo, quello che conta è il principio di disciplina che si vuole imprimere a una fattispecie, con una caratteristica che spero che questa stagione di moda sia finita, ma mentre noi forse, come dicevo, sospinti dall'Europa, ci riavviciniamo alle nostre radici, proprio coloro che avevano un legato di Seiano, l'espressione non è mia, è di un meraviglioso volume di Carol Harlow e di Richard Rawlings, Administrative Law, bene, loro stanno riscoprendo forzatamente il diritto amministrativo. Certo, loro sono creativi, quindi non lo chiamano così e fanno la cosiddetta light theories, per cui i provvedimenti amministrativi sono il semaforo rosso, poi vi è il semaforo verde, quando invece lo Stato non è più soltanto giudice, judge and protector, ma anche interventista. Però guarda caso, anche lì, a fronte di una diversità e di una apparentemente insuperabile dicotomia fra due visioni, green light o red light, cosa sta prevalendo? Amber light, la via di mezzo, la via del semaforo giallo. Quindi io trovo abbastanza poco condivisibile la visione estrema che ci ha consegnato oggi il professor Merusi, meravigliosa nell'ascoltarla, però l'idea che tutto sia libero tranne un intervento che assumerebbe come d'incanto natura ablatoria dimentica tutta una grande terra di mezzo, la terra di mezzo della regolazione amministrativa. E probabilmente quella terra di mezzo è una terra di mezzo in cui forse noi dobbiamo ancora crescere, sono campi che dobbiamo ancora coltivare. Vi saranno ordinamenti più evoluti dei nostri o forse meno inclini a fenomeni di corruttela? Qui sarebbe significativo fare un raffronto fra l'indice OCSE della corruttela e i regimi e regime amministrativo. Sarebbe interessante, è una cosa che mi riprometto di fare, però su una cosa vorrei francamente essere chiaro. Evitiamo una volta per tutte un facile equivoco che poi ci porta a proposte come quelle dell'Alta Corte, dalle quali io dissento fermamente per i rischi che ho appena detto. Non confondiamo l'interesse pubblico con l'interesse vincente nella lotta fra gli apparati e che viene dedotto in giudizio. Possiamo anche chiamarlo interesse pubblico perché non abbiamo un sintagma più facile o più immediato o diversificante da usare, ma il giudice amministrativo non è il giudice dell'interesse pubblico che emerge vincente nella lotta interna all'apparato o fra più apparati. Il giudice amministrativo è qualcosa di diverso. Il giudice amministrativo è colui che, come ci ricordavano recentissimi scritti e importanti spunti di questa mattina, deve avere l'ingrato compito di identificare la complessità e di essere sintesi. Non dobbiamo limitarci a pensare che questo sia un compito che emerge soltanto quando si toccano interessi pubblici sensibili, come nel rito degli appalti. Qui ci sono degli straordinari giudici amministrativi e vorrei chieder loro se nel foro interno o nella Camera di Consiglio la ricerca faticosa, Bernardo Sordi dice, è un cammino di crinale, un cammino che immediatamente può portare a rovinose cadute, ma quello è il compito del giudice amministrativo, identificare in quel periglioso cammino di crinale l'interesse pubblico che è diverso dall'interesse esposto in giudizio dagli apparati. E io per questo faccio i miei migliori auguri al giudice amministrativo.